Se lo yoga potesse prevedere il meteo, forse per la giornata mondiale che celebra in tutto il mondo questa disciplina, che è anche uno stile di vita, si sarebbe scelto un altro giorno. Tant'è, oggi a Trieste, come altrove, è stato un susseguirsi di iniziative a beneficio di tutti. Quelli che già praticano lo yoga, quelli che ne hanno sentito parlare, i curiosi, quelli che magari da domani in poi diventeranno adepti inflessibili. Nel parco di Villa Revoltella, messo a disposizione dell'Unione Sportiva Acri dal Comune e lungo Bosco Farneto, le lezioni, le chiameremo così per comodità, si sono susseguite già di prima mattina senza soluzione di continuità. In gruppi piccoli o grandi, agli ordini degli istruttori, in molti hanno provato, riprovato o scoperto i benefici che lo yoga procura e persino impone. Giovani, giovanissimi anziani, armati di tappetino e dell'abbigliamento ritenuto più consono, a turno si sono messi in gioco ed hanno iniziato a sperimentare. Forse timidi all'inizio, via via sempre più presi. Perché alla fine anche questo è yoga, dimenticarsi di chi e di ciò che ci sta attorno e concentrarsi su se stessi, paradossalmente, proprio per capire meglio chi e ciò che ci sta attorno.